Ciao a tutti da David. Ma quanto è bello per un cantante avere un fonico che segue passo passo la performance, regolando gli effetti voce a seconda di cosa si sta cantando. Certo, non è sempre possibile, nei club, nei pub o in situazioni di live acustico, ma anche in sala prove. Diciamo che a meno di non suonare sempre solo in realtà grandi, è raro che succeda, siamo sinceri. Da parte mia, suonando anche la chitarra, sono abituato all'idea di controllare gli effetti tramite pedali. E quindi, perché non farlo anche per la voce? Qualche anno fa ho dunque comprato questo aggeggio qua, la Voice Live 2 di TC Helicon. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla! La Voice Live 2 è una pedaliera effetti dedicata ai cantanti. È un processore di segnale completo, comprensivo di preamplificatore microfonico, equalizzatore, compressore e una serie di blocchi effetti che si possono abilitare e disabilitare direttamente dai pedali dedicati. È perfetta nelle situazioni live in cui non si ha un fonico a nostra completa disposizione o che conosce a menadito la nostra performance e quindi può intervenire passo passo, ed è utile anche in sala prove. Entrate con il microfono, uscite al mixer e siete completamente indipendenti in tutto e per tutto e potete gestire i suoni della vostra voce in autonomia, così come fa un chitarrista. Inoltre, la grande quantità di entrate e uscite la rende perfetta per moltissimi scenari d'uso. Ed è bella solida con telaio in alluminio e gomma per 2,3 kg di peso. E fidatevi che è veramente tosta. Una volta in un locale mi ci hanno rovesciato sopra mezzo boccale di birra ed è ancora viva e perfettamente funzionante. Vediamo i controlli frontali. Questo è il pannello frontale della Voice Live 2 di TC Helicon, quello con cui avremo a che fare durante la maggior parte del nostro uso. Come vedete ci sono una serie di pedali per scorrere tra i preset, per attivare varie funzionalità, riverbero, delay, doppia voce, eccetera. Una rotella per scorrere tra le impostazioni, pulsanti per la navigazione, pulsantini per mixare le voci in uscita e poi abbiamo varie altre pulsantiere per delle impostazioni che vedremo tra un attimo. Il pannello posteriore, dove abbiamo l'ingresso microfonico, che può essere sia XLR che di linea. Abbiamo un ingresso per chitarra e un'uscita through per chitarra. Ingresso stereo ausiliario, uscita cuffie. Uscite XLR mono effettata e dry, uscite jack, ingresso uscite digitali, pedali di espressione, porte MIDI per collegare degli eventuali controller, porta USB per il collegamento al computer per poterlo utilizzare come interfaccia di registrazione per l'aggiornamento del firmware e per la gestione del suo software, porta di alimentazione, pulsante di accensione. Andiamo ad accendere la Voice Live 2. Iniziamo subito col visionare i vari pedali che permettono l'inserimento degli effetti. Ad esempio, ecco che cosa succede se vado a mettere il riverbero. Sì, la mia voce è già bella pronta per un live. Possiamo aver bisogno anche di un delay. Hey, vediamo se abbiamo bisogno di una doppia voce. Eccola qua, un effetto chorus che ci permette di ingrandire e ingrossare la nostra voce nel momento in cui possa servire all'interno di un brano. Un effetto micro mod, così come è chiamato, che aggiunge un effetto tube screamer tra le tante cose che si possono fare, come sentite. Ma c'è di peggio, un vero e proprio distorsore. Ehi, eccoci qua, sì, ehi, ehi. Un effetto lo-fi, come fosse una simulazione, ad esempio, di megafono o di vecchia radio. Se li inseriamo insieme, l'effetto è decisamente interessante. C'è poi una funzionalità che io non ho mai usato, che è l'armonizzatore. Hey, 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 hey. Questi sono i blocchi effetti della Voice Live 2. Ovviamente, ognuno di questi effetti può essere configurato e customizzato a nostro piacimento. I pulsanti in alto a sinistra permettono invece altre regolazioni sul suono, che sono globali per tutti gli effetti e tutti i preset che vogliamo impostare sulla nostra pedaliera. Il pulsante Tone contiene al suo interno un equalizzatore e un compressore. Se vado a toglierlo, la differenza appare subito notevole. Lo vado a reinserire.
Il pulsante pitch attiva una sorta di correttore dell'intonazione. La correzione dell'intonazione avviene al semitono più vicino e possiamo impostarne un livello di intervento in percentuale. Io preferisco tenerlo disattivato perché al di là della correzione introduce una leggera alterazione alla naturalezza del suono. Abbiamo poi un pulsante Guitar FX, poiché la Voice Live 2 permette di collegare una chitarra, come avete visto dei collegamenti posteriori, per accompagnare la nostra performance, e integra al suo interno alcuni effetti per chitarra quali riverbero, equalizzatore, compressore. Personalmente non mi è mai capitato di usare la Voice Live 2 collegando anche una chitarra, ma può essere utile se siete un artista solista che si esibisce in acustico, per esempio. Il pulsante Wizard è utile nella ricerca dei preset. Il pulsante Store permette di salvare il nostro preset. Il pulsante Edit, che vedremo tra poco, ci permette di entrare nei singoli moduli e modificare le impostazioni di ogni singolo effetto della nostra catena. Il pulsante Setup permette la modifica globale delle impostazioni della pedaliera. Premendo il pulsante Setup accediamo di conseguenza a tutta una serie di impostazioni relative all'input-output, come vedete, canali MIDI, impostazioni di sistema, funzionamento del pedale di espressione che eventualmente andremo a collegare e la possibilità di utilizzare una loop station con la chitarra collegata all'ingresso Guitar In. Il pulsante Home ci permette di tornare alla schermata principale. Vediamo il pulsante Tone. Tenendolo premuto, entriamo nelle impostazioni del nostro equalizzatore e compressore. Possiamo agire sulle impostazioni sia in maniera adattiva che in maniera manuale. Vediamo invece adesso il tipo di interventi che possiamo effettuare sui singoli effetti. Come vedete, una volta acceduti al pulsante Edit, abbiamo a disposizione tutti i blocchi effetti che la nostra pedaliera ci mette a disposizione: il micro mode, il delay, il riverbero, l'armonizzatore, la doppia voce, l'effetto tube. Alla voce preset abbiamo la possibilità di impostare un livello generale della voce principale, l'intervento del pedale d'espressione e quello che sarà l'uso del pedale shortcut. Vediamo di inserire il modulo micro mod e che cosa cambia andando a intervenire sui suoi parametri. Possiamo intervenire sullo stile dell'effetto. Tube di tipo differente, tube di tipo discendente e così via. Varie effettistiche un po' particolari. Sì, qui sembriamo dei robot e così via. Siamo sott'acqua, certo. Ognuno di queste voci ha ovviamente una serie di parametri che possiamo andare ad impostare e sono molto molto parametrici. Inseriamo il modulo delay e vediamo che anche qui abbiamo varie modalità di intervento. Andiamo a vedere quali sono le modalità di intervento sul modulo delay. Ecco il delay nella mia impostazione attuale. Possiamo andare a cambiare il tipo di delay. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Hey, 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 hey. Anche sul nostro riverbero possiamo intervenire in maniera abbastanza massiccia. Possiamo scegliere il tipo di riverbero. Sì, 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 hey, hey, hey. E anche qui, naturalmente, abbiamo possibilità di intervenire su tutti i parametri del riverbero. La doppia voce, anch'essa può essere configurata a nostro piacimento. L'effetto distorsione, anch'esso è configurabile completamente. Per esempio, possiamo andare a modificare il tipo di distorsione. Cambiandola, quello che otteniamo è un effetto decisamente diverso. E in ultimo, l'armonizzatore. Anch'esso ci permette tante modifiche. Sì, hey, hey! L'armonizzatore può essere utilizzato in varie modalità. Possiamo scegliere quante voci avere. Possiamo averne fino a 8. Una voce sotto, una voce sopra, una sotto, una sopra, due sopra e così via. Fino addirittura ad avere un coro gospel, per esempio. Un coro, hey, hey, yeah, hey, hey, yeah.
L'armonizzatore può essere impostato in varie modalità, tra cui un auto input sense, ovvero l'algoritmo cerca di capire in che tonalità ci troviamo e si adatta di conseguenza, oppure possiamo entrare con la chitarra e fargli riconoscere gli accordi, con il MIDI, con un ingresso ausiliario, impostare una scala fissa e così via. L'armonizzatore è sicuramente divertente da usare, ma la sua sonorità un po' innaturale si presta più che altro ad effetti speciali che non a veri e propri cori, per i quali è ancora bene contare sui musicisti che suonano con noi e che speriamo sappiano anche cantare. Il pulsante shortcut permette di attivare momentaneamente l'effetto che gli abbiamo assegnato. Ad esempio qui lo shortcut ha il delay moment, ovvero nel momento in cui premo il pulsante shortcut deve entrare il delay, che si toglierà nel momento in cui smetto di premere il pulsante. Hey! 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 Il pedale step mi permette di muovermi all'interno di differenti scene nello stesso preset. I due pulsanti, preset alto e preset basso, mi permettono invece di scorrere all'interno dei preset. Vi faccio sentire alcune prove dei suoni live, inserendo e rimuovendo i blocchi effetti. Questo è il suono test con il riverbero. Oh, hey, this is reverb, this is reverb, this is reverb. Andiamo a inserire un po' di delay. Hey! Proviamo l'effetto double. I'm out in love, out in love. Got a photograph, picture of fashion killer. You're too much. You're the only one I wanna touch. I see your face every time I dream. On every page, every magazine. So wild and free, so far from me. You're all I want, my fantasy. Scream, break the silence. Wake it from the dead of the night. Me, just spoiling his return to kill the light. Oh. You can try, try to get closer to me. I got you feeling in my blood. Whoa, I need your touch, don't need your love. Whoa, and I want, and I need, and I lost, and I'm all. And I need and I lost anymore. Quella che vi ho mostrato è la Voice Live 2 di TC Helicon, una pedaliera dedicata ai cantanti che mi sta accompagnando da alcuni anni ormai, sia in sala prove che in moltissime situazioni live. TC Helicon è poi uscita con la Voice Live 3, ma le feature in più non mi hanno fatto sentire il bisogno di effettuare un upgrade. Tra di voi c'è qualche cantante che usa dispositivi simili? Oppure vi affidate unicamente ai fonici? Lasciate un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video!